Bene, vi saluto anche tutti e tutte. Abbiamo preso anche questo albergo, questa sala grande per permettere la distanza e diciamo c'è l'obbligo qui di tenere la mascherina, anche perché se guardate i dati della pandemia degli ultimi giorni sono alquanto impressionanti e non corrisponde più a alcuna vera azione del governo della sanità perlomeno di dare delle indicazioni di protocolli e di comportamenti all'insieme della popolazione. Non è questa una cosa da fare. Secondo, io vi chiedo scusa, spero di riuscire a fare una relazione comprensibile perché doveva esserci un altro compagno qui, sarebbe stato logico che fosse, ed era caricabile, il vecchio Cicco Buchelli, che è il nostro compagno responsabile delle questioni internazionali e peraltro è il compagno che va alle riunioni della Guardia Internazionale, alla direzione della Guardia Internazionale, ma in questi giorni sta svolgendo un ruolo di professore di storia e di esami di maturità e quindi non ha potuto esserci. E quindi è toccato a me cercare di supplire, neanche farlo apposta, è stata una settimana pessima. Soprattutto è stato un viaggio allucinante di 9 ore da Torino a qui quest'oggi, insomma. Per cui io sulle mie capacità fisiche e mentali non rispondo, chiedo bene in anticipo, diciamo per quel che riuscirò a dire, anche perché in questi ultimi giorni leggendo di corsa tantissime cose, io potrei dire che ho un crocevia della storia, ma mi sono un po' spaventato perché ci sono troppi elementi delle contraddizioni capitaliste che portano a un conflitto non solo alla concorrenza economica, ma alla concorrenza tra gli stati, a un'azione generalizzata di riarmo, e sappiamo, alla luce esattamente degli avvenimenti storici, come questo tipo di situazioni possono facilmente diventare incontrollabili e tutti i giorni, leggendoci i giornali, le dichiarazioni di questo o quel dirigente, sia esso dell'imperialismo russo sia invece degli imperialisti occidentali, gela, e preoccupa moltissimo su quel che possono essere gli sviluppi. E di contro a questo, mentre abbiamo avuto nei decenni precedenti forti movimenti contro la guerra e per la pace, oggi c'è molto da fare, c'è molto da costruire, anche se nel nostro paese, come credo in tanti altri paesi, l'opinione pubblica, la maggioranza, anche forte maggioranza dell'opinione pubblica, sono preoccupate e non vogliono la guerra, si rendono conto più di altri che si rischia di mettere in moto dei meccanismi assolutamente travolgenti. E le immagini anche terrificanti, questa volta sono giunte dall'Ucraina, molte volte invece non sono giunte nella stessa forma adeguata da altri paesi invasi e sottoposti a dominio imperialista, quelle immagini lì sono terrorizzanti e è logico che ci sia una sanissima reazione di paura al pericolo che le difficoltà della vita che già ci sono di gestione si trasformino in vere e proprie tragedie drammatiche con la guerra. Io parto, purtroppo ho dovuto fargli degli appunti molto sparsi che non ho poi avuto il tempo di sintetizzarli, quindi provo a dire un po' di cose, tenuto conto che è una forma seminariale questa. Iniziamo la discussione, un crocevia della storia vuol dire discutere di questo crocevia, dei vari aspetti che ci sono e quindi è un elemento, è un processo di riflessione. Per questo è chiamata la nostra presentazione a farla, ma ci fa piacere farla con degli interlocutori con cui in questi mesi, in questi anni, abbiamo lavorato e in particolare ovviamente nel movimento contro la guerra, nei movimenti di sostegno alle mobilitazioni popolari, oltre che diciamo essere compagni e compagni con cui abbiamo anche molte volte molti anni di una continuità di discussioni e di interlocuzione politica. Tanto inizio a dire una premessa molto semplice. Guardate, userò molte volte questo termine qui, dire tizio,
quel paese, quel governo ha fatto questa cosa qui in relazione a quest'altro avvenimento o in risposta a quest'altro avvenimento. Guardate, questo non vuol dire giustificare quella risposta o quella cosa che ha fatto. Noi parleremo, per quanto riguarda i paesi coinvolti nelle invasioni, nelle guerre, nelle cose, tutti di paesi imperialisti, lo dico, o di governi abbastanza più o meno reazionari, e quindi diciamo, possiamo dire che il più pulito c'ha la rogna, se mi permettete questa espressione popolare. Non, quando dico la reazione di Tizio è stata questa, collegata a quest'altro avvenimento, non vuol dire che gli do una giustificazione, spiega soltanto quello che è avvenuto conseguentemente in un conflitto tra grandi potenze, tra gli imperialismi. Questa è la prima cosa che voglio dire. Secondo, il metodo, diciamo, io terrò per ultimo in fondo la cosa che abbiamo discusso di più in questi ultimi mesi, cioè la guerra, una seconda parte, la guerra in Ucraina, e farò qualche digressione invece più generale sulla situazione internazionale. Però noi leggiamo questi avvenimenti, direi, con tre assi di fondo. Uno, la attenzione, la centralità dei movimenti di massa e delle classi sociali subalterne, io questo detto della classe lavoratrice, quindi, e un approccio di dipendenza di classe dai governi capitalisti, sia quelli imperialisti sia quelli solo capitalisti, poi tornerò, ovviamente mi riferisco al governo ucraino. Secondo, la solidarietà internazionalista. Terzo, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. E quarto, aggiungo, in relazione al primo elemento, la necessità dell'auto-organizzazione delle lotte del movimento dei lavoratori e delle classi oppresse. Quindi leggerò gli avvenimenti internazionali con queste categorie politiche, che sono le categorie politiche classiche, oserei dire, della nostra componente storica politica. Questo non vuol dire che automaticamente vengono date le stesse risposte, sempre, comunque, automaticamente. Tant'è vero che anche in questa occasione, per esempio, anche all'interno della quarta, eccetera, abbiamo avuto equilibri, cioè dentro questa comune identificazione con alcuni concetti, però anche una loro declinazione diversa in relazione agli avvenimenti, o un'accentuazione diversa. Dirò qualcosa in proposito più avanti, anche per sottolineare una discussione abbastanza aperta. Allora, in realtà, proprio partendo da questo, naturalmente ci ho perso un po' di cose, partendo da questo, credo che noi abbiamo fatto, proprio come quarta, lo dico, e lo potete provare sul sito, sì, sul sito, proprio alla vigilia dello scoppio della guerra stavano discutendo un documento a livello di direzione, un documento che cercava di analizzare questa nuova fase che si stava delineando. È un documento diventato obsoleto per lo scoppio della guerra, ma non così obsoleto, in quanto molte delle contraddizioni di Colpe sono quelle che hanno determinato l'evento della guerra, poi, che naturalmente sovraordina tutti gli altri elementi. A che cosa mi riferisco? Gli equilibri, noi abbiamo una storia dietro, no? Gli equilibri della guerra fredda sono saltati da molto tempo. Gli equilibri della guerra fredda sono stati quelli che sono stati presenti fino alla scomparsa dell'Unione Sovietica. Che siamo quindi all'inizio ormai 30 anni fa questo elemento. E però dietro c'era già stato un altro elemento, che i grandi movimenti di cambiamento e di prospettiva anche socialista o di lotta per il socialismo degli anni 70, che aveva caratterizzato tantissimi paesi del mondo, e i grandi movimenti di massa negli anni 80 già avevano subito profonde sconfitte, c'era già anche un cambio profondo, diciamo. I francesi lo sentivano di più, noi credo che in Italia l'abbiamo sentito un po' meno, perché almeno noi abbiamo ancora insistito molto negli anni 90
sui grandi movimenti. E poi, oltretutto, non è che non c'è stato nulla. C'è stato poi il grande movimento antermondialista a cavallo del secolo, con le grandi mobilitazioni di Genova. Quindi una nuova potenzialità da questo punto di vista. Poi nel nostro paese anche con l'esperienza di Rifondazione che almeno a parole voleva ricostruire un progetto anticapitalista e un processo di trasformazione della realtà. Ma quelle sconfitte ci sono state fortissime e si è entrati nel cosiddetto periodo che hanno chiamato il periodo della mondializzazione felice o galoppante, nel senso che c'è stato una reintroduzione del capitalismo in una serie di paesi importantissimi come l'Unione Sovietica e la Cina, c'è stato l'elemento della mondializzazione, l'elemento fondamentale per l'accumulazione del capitale e dei profitti, c'è stato il processo di finalizzazione che sono a loro volta serviti a questa dinamica e appunto tutto questo si è caratterizzato esattamente come la controrivoluzione neoliberista. Tuttavia, le cose non sono andate esattamente come pensavano Fukuyama e gli altri, la fine della storia, eccetera, perché è stato molto più complesso. Tutto questo ha significato anche sconfitte profonde del movimento della classe lavoratrice e deterioramento delle sue condizioni di vita, le famose politiche di austerità. È ovvio che erano in relazione a questa messa in valore del capitale e a questo sviluppo dei profitti. Però alcune cose sono andate in modo diverso, diciamo, nel senso che la reintroduzione del capitalismo in Unione Sovietica, diventata Russia a questo punto, diciamo non più lo scioglimento, e anche in Cina, non è che ha portato semplicemente degli equilibri, ha portato in realtà nuovi squilibri, ha portato esattamente nel campo della concorrenza capitalista internazionale dei nuovi soggetti. Dei nuovi soggetti, e c'è stata forte una sottovalutazione, o può essere, non lo so questo, qualcuno lo scrive, sul fatto che basandosi questi paesi in fondo sulle strutture statali ereditate dal precedente sistema, potevano mettere in moto dei movimenti e una capacità di concorrenza e di ruolo geopolitico imperiale e imperialista di una certa consistenza. Questo è evidente per la Cina, tant'è vero che poi diciamo, tutta la costruzione fino a pochi mesi fa, anzi, ma ancora adesso, di tutta la politica americana è stata una costruzione volta a prepararsi, cioè a concorrere a contrastare l'ascesa dell'imperialismo cinese, dell'economia cinese, dal punto di vista non solo economico, dal punto di vista ovviamente dei brevetti, di tutta una serie di elementi, ma anche dal punto di vista militare. Prima della militarizzazione dell'Europa e dell'Ucraina c'è in corso la militarizzazione del Pacifico, questo è un elemento formidabile. Quindi si sono trovati a dover, potenze occidentali, imperialiste tradizionali, detto anche l'imperialismo democratico, loro stessi qualche volta usano questa espressione di felice imperialismo democratico, portatore peraltro della democrazia, quindi è giustamente imperialista perché interviene per portare la democrazia. Si sono trovati appunto di fronte invece a una situazione che era tutto meno che tranquilla, ma assolutamente conflittuale e concorrenziale. E attenzione però, questo è l'elemento decisivo, che per esempio molti compagni, i cosiddetti campisti, non vedono o non vogliono cogliere, no? Non è che la situazione del secondo dopoguerra. La guerra fredda tra un sistema economico capitalista occidentale e un sistema post-capitalistica, burocratico, autoritario, no, è un'altra cosa. Tutti questi paesi sono assolutamente integrati nel sistema mondo, nel sistema capitalista mondo. Cioè, da questo punto di vista, la guerra sembra guerra, ma le caratteristiche dello scontro sono
diversi, sono esattamente tra diversi paesi capitalisti. E questo serro tempo questo si configura in un complesso, di solito si dice Occidente Oriente, in realtà la struttura degli opposti delle opposte forze politiche in Italia è un po' diverso, perché quando si dice Occidente e il blocco occidentale, in realtà non è soltanto l'Europa dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma riguarda anche alcuni paesi asiatici con cui gli Stati Uniti hanno combinato una serie di alleanze, tra cui l'Australia, il Giappone. Tutto questo però è il risultato di questa cosa qui, è una gigantesca forza armiana, assolutamente, che è precedente, diciamo, che è cominciato prima dell'Ucraina, prima della vicenda ucraina, è cominciato prima, era tutto. La scelta di Putin dell'invasione ha fornito delle armi incredibili, delle armi politiche, delle armi strumenti per rilanciare senza più alcuna, si pensa alla Germania, su cui non erano riusciti a sfondare, e che invece si pensa anche all'Italia. Cioè è impressionante, io in tutti i comizi che ho fatto in giro, diciamo, se avviene, l'ho detto in più, se avviene esattamente quel che aveva chiesto Mussolini in Parlamento italiano, cioè vuole di cannoni o vuole di burro, e lì è stato così, e ancora adesso, cioè il passaggio da 26 miliardi di spese militari anni in Italia a 38 non sono muscoletti, cioè è una dimensione che sarà pagata profondamente dal punto di vista delle misure sociali e delle condizioni di vita della classe operaria. I verdi tedeschi che si convertono a queste scelte qui sono un'altra forte espressione di questa situazione. E quindi noi, ecco, per quanto riguarda la Russia, merita qualcosa di dire in più, diciamo, di anzi, specifico due cose. L'articolazione dei blocchi. La Russia, abbiamo, dopo la caduta dell'URSS, con Yeltsin, in stretto rapporto col capitalismo americano, occidentale, una corsa molto accelerata alla reintroduzione del capitalismo. E non solo accelerata, ma anche scomposta. Molto scomposta, che ha indebolito fortemente la struttura della Russia stessa, su cui a un certo punto c'è stata una reazione di Putin. Che cosa ha fatto Putin? Dentro la globalizzazione capitalista ha posto ordine al capitalismo russo, utilizzando lo Stato, ristrutturando lo Stato, dando spazio, determinando la posizione dei cosiddetti oligarchi, ma con un controllo forte dello Stato, cioè ha utilizzato lo Stato e ha utilizzato il complesso militare-industriale per fare questa operazione di potenza che è economica, partendo da una posizione di debolezza rispetto al capitalismo occidentale, ma utilizzando esattamente la forza, la strumentazione anche militare, perché l'imperialismo, adesso vedo se trovo no, dove sarà finito, non lo so, c'è due citazioni, quella della Luxemburg e quella di Lenin, per definire gli imperialismi, non la troverò mai, non so dove siano messe. Ecco, quella di Lenin la conoscete tutta, che dice: imperialismo stadio supremo del capitalismo. Questo già però 100 anni fa, come tipo di cosa. Alcuni anni, anche negli ultimi anni, avevano cominciato a dire non esiste, cioè è una concezione un po' obsoleta quello dell'imperialismo. Affatto, non è affatto obsoleta da questo punto di vista. La Luxemburg usava un'espressione forse più raffinata, diceva: l'imperialismo è l'espressione politica del processo di accumulazione capitalista. Se voi avete presente, l'accumulazione capitalista nella fase della mondializzazione sta esattamente a questo, diciamo, la sua espressione politica è un'espressione esattamente di questo tipo di imperialismo. Ora, l'imperialismo è una cosa che ha diverse, ha più di un aspetto, cioè si basa dal punto di vista economico. Ok? La forza economica,
ma la forza economica è anche strettamente collegata alla forza politica e statuale in grado di esercitare sì, la difesa della propria economia nei diversi territori, sia la conquista di territori, come era tradizionalmente. In fondo, l'imperialismo russo si caratterizza soprattutto da questo punto di vista qui, in questo momento. L'imperialismo americano si è caratterizzato sia con l'invasione di determinati paesi per tenere sotto controllo determinate forze, il tutto però, l'imperialismo significa poter, per i paesi imperialisti, anche estrarre una parte del plusvalore creato in altri paesi, su base nazionale, di estrarla e di portarla a vantaggio delle proprie, dei propri soggetti. Per questo anche è vero che ci sono delle società, oggi dice, che non ha la, cioè, capitale non ha più azione, no? E solo fino a un certo punto, solo fino a un certo punto, perché le grandi multinazionali hanno ovviamente quella dimensione di grandi multinazionali, ma per loro è molto importante anche di appoggiarsi sulla base, sullo stato imperialista di partenza per poter effettivamente portare a termine l'operazione di drenaggio dei profitti in giro per il mondo, assicurato sia dagli interventi, dalle cannoniere, dalle basi militari, da tutta questa cosa qui, con una eccezione molto importante, eccezione, diciamo, con un paese che ha saputo essere in particolare un grande paese imperialista, traendo grandissimi vantaggi, esattamente non avendo la stessa struttura, la Germania. La Germania, se ci pensate, è capace di captare grande profitti in giro per il mondo attraverso la sua struttura industriale, attraverso la sua capacità concorrenziale, ma almeno finora, anche per la storia passata, non era direttamente impegnata, anche se era comunque fortemente impegnata in un'egemonia economica importante verso i paesi dell'est Europa, dell'est europeo. Infatti anche nei meccanismi di sanzioni che adesso messo in atto, chi è che ha sofferto più di tutto, chi sta soffrendo più di tutti? Sta soffrendo più di tutti moltissimo la Germania, che avete visto, non avendo più la Merkel, avendo qualcun altro più incerto, perché per esempio il fatto del blocco del Nord Stream 2 che ha dovuto decidere, una cosa che gli americani chiedevano da molto tempo e soltanto adesso sono riusciti ad ottenerlo. Avete presente anche tutte le resistenze del primo ministro tedesco all'invio delle armi, o di un impegno esageratamente diretto della Germania? E anche dal punto di vista imperialista, anche dal punto di vista dei rapporti interni a quel che sono non più l'imperialismo occidentale nel suo insieme, ma i diversi imperialisti occidentali, cioè gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Europea, i diversi paesi dell'Unione Europea, le stesse sanzioni durissime, mai c'era stato sanzioni in questa portata qui fatte nei confronti della Russia, hanno ricadute totalmente diverse, molto più cioè i contraccolpi di queste misure economiche sugli Stati Uniti sono abbastanza deboli, sono decisamente più forti nei confronti dell'Europa, ma si vede anche dall'Italia, no? Questo tipo di cosa. Allora, questo è un po' naturalmente poi, solo per non dimenticarci nulla, questo credo lo dicesse Marx, se non vado errato, le borghesie di tutti i paesi europei sono in profondo, le borghesie dei vari paesi imperialisti, dei vari paesi capitalisti, sono in competizione anche dura tra di loro e anche potenzialmente militare, dopodiché sono assolutamente tutti uniti, fraternizzano, contro i proletari di tutti i paesi e si aiutano mutualmente, basta leggere, l'abbiamo visto costantemente questo tipo di fenomeni. Allora, questo è un po' il quadro di merda che c'è, posso dire, usare questo tipo di espressione qui, perché? Perché possiamo, diciamo, a questo punto ancora dire una cosa.
Ancora dire una cosa sugli imperialismi, che è la seguente: ognuno di loro costruisce una propria ideologia, cioè ognuno ha bisogno di un'ideologia, per cui quella russa è molto semplice, l'imperialismo russo, è l'ideologia della grande potenza russa costantemente messa sotto assedio dall'Europa occidentale, il millenarismo russo, la storia con le sue grandi conquiste, con la dimensione imperiale che ha realizzato prima sotto lo zar, e tant'è vero che non a caso qual è l'accusa di a Lenin, ai bolscevichi di Putin, è quella di dire la colpa di Lenin è stata quella di permettere il diritto dell'autodeterminazione delle nazioni, che è totalmente sbagliato, così ha distrutto l'unità del popolo russo e della terra russa. Dopodiché noi sappiamo, diciamo, che punta a ristabilire questo dominio l'ha fatto prima in Cecenia, poi in Georgia, poi in Siria, e lo fa nella maniera più tradizionale, dell'invasione delle armi, delle cose, riesce a farlo, lo fa in questo modo qui. E chiedeva una ridiscussione, Putin chiedeva una ridiscussione degli equilibri internazionali. Dal suo punto di vista dice, adesso è finito il periodo in cui c'eravate solo voi, adesso voglio ridiscutere tutto. Ovviamente questa non è una giustificazione. Cioè, diciamo, è un imperialismo di merda, cattivo, violento, che punta allo sfruttamento dei popoli, che dove interviene militarmente fa tabula rasa, questo è il sistema dell'intervento. Dall'altra parte c'è un USA Europa che hanno una formula più... sono riusciti a costruire un sistema di alleanze in cui combina democrazia, però nello stesso tempo controllo forte. Controllo forte è una riduzione della democrazia nel corso degli ultimi anni, con una presenza militare. Gli Stati Uniti hanno 600 o 900 basi in tutto il mondo, e con degli interventi militari in tantissimi paesi si fanno le regole, e poi nello stesso tempo non rispettano neanche quelle regole, ma fanno secondo quel che vogliono loro. E quindi l'ideologia, che non è solo la propaganda, è molto importante. Pensate, noi ci stiamo trovando di fronte, esattamente nel nostro paese, anche per giustificare il riarmo, per il sacrificio e tutto quanto, è un'ideologia del blocco, di nuovo del blocco democratico, di fronte all'autoritarismo degli altri. E bisogna dire che però questa è la realtà. Sono realtà imperialiste dal punto di vista economico l'una e l'altra, ma le forme attraverso cui poi si esercita il potere, il controllo, e tutto quanto è diverso, e questo spinge molti settori di fronte anche alla storia dell'azione della stessa Unione Sovietica e di tutto molti paesi a rendere credibile per loro l'ingresso della NATO ed essere accettato da larghi settori. Gli svedesi, i compagni svedesi, stanno affrontando questo problema molto forte, e le nostre azioni per dire uscite, diciamo, dalla NATO non hanno la stessa forza di qualche anno fa, è lo stesso, diciamo, mi pare che sia della cosa. Per quanto riguarda, io distinguerei molto, anche per quanto riguarda l'Ucraina, il sacrosanto diritto del popolo ucraino di difendersi dall'aggressione imperialista, perché di questo si tratta, e difendere il loro diritto all'autodeterminazione. Da quello che sono i loro gruppi dirigenti, il loro governo, che non è solo liberista, a sua volta sta costruendo un rapporto con l'imperialismo di un certo genere, e costruisce anch'esso una costruzione dell'eroismo, una ricostruzione anche di, se i russi fanno una certa ricostruzione di un certo genere, anche loro sono stati sempre in una terra di confine, di scontro e tutto quanto. Hanno una storia di oppressione da parte anche della Russia staliniana, hanno una storia più complicata nella Seconda Guerra Mondiale, almeno una parte, e per esempio noi quindi collochiamo l'analisi su cui verrò, sto per venire adesso per dire che l'approccio che noi abbiamo
alla guerra, la vicenda della guerra, noi abbiamo due livelli, i compagni spagnoli dicono tre. Due livelli. I livelli sono naturalmente in primo luogo il livello del appunto, qualche parte non appunto, ma la memoria, perché tanto non lo troverò mai, non so cosa sia, ecco qui il livello della guerra. Ovviamente c'è il primo livello dell'invasione russa, l'autodifesa di un paese, un'azione che ha il diritto di difendere un'invenzione che ha carattere imperialista, non è un'altra cosa, è per riportarla sotto il suo dominio, per negargli la libertà di scegliere, non c'è dubbio, ma non solo al gruppo dirigente, al popolo stesso. Probabilmente Putin pensava di non ha trovato entrambi in Ucraina tutti a braccia aperte, come pensava, compreso la popolazione russa. Non si è trovato in questo tipo di situazione. Invece una profonda attività di resistenza che coinvolge, e che ha potuto essere, ovviamente per le armi che da alcuni anni venivano date all'Ucraina, ma con una forte partecipazione popolare a tutti i livelli. Se no la storia sarebbe andata un po' leggermente diversa. Quindi questo è un primo livello su cui dobbiamo confrontarci. Dopodiché c'è il secondo, il conflitto interimperialista. Questa vicenda è parte del conflitto interimperialista ed anzi nel corso degli avvenimenti, se in un primo momento l'approccio degli Stati Uniti anche era soprattutto considerare il fronte europeo, il fronte secondario al fronte che resta quello primario in Asia, perché se uscite qui andate dall'altra parte vedete che considerate il fronte primario, tuttavia nel corso dell'evolversi della guerra in Ucraina le cose, cioè, c'è una scelta molto più precisa di puntare a un indebolimento strutturale, cioè nella battaglia interimperialista utilizzare quella guerra per un indebolimento strutturale della Russia, per una sconfitta. E quindi si è passati abbastanza dal rapimento dall'idea di cronicizzare la guerra, di trasformarla in un nuovo Afghanistan. Ora, se vedete le dichiarazioni degli uni e degli altri, sono assolutamente impressionanti, perché adesso gli uni dicono no, noi dobbiamo migliorare la nostra posizione e poi andiamo alla trattativa. No? Solo che se migliorano la loro posizione, a questo punto sono gli altri che possono dire, non dico neanche i nomi degli uni e degli altri, dicono no, non ci piace così, deve continuare la guerra perché noi dobbiamo conquistare una migliore posizione per poter trattare. Ma questo è esattamente quello che è avvenuto in altre occasioni. E tutto questo però, è chiaro, tutto questo avviene nello sviluppo imperialista di settori militari imperialisti senza precedenti, perché sono poi la fonte dei profitti. Lo dico perché vengo da una riunione sindacale ieri in cui interviene il compagno della Leonardo, Leonardo sapete parla, dice sì, noi non abbiamo problemi di lavoro perché facciamo le armi. Questa è la cosa. Qualcuno alla sala gli ha risposto sì, c'è stato un aumento del 150% del fatturato della Leonardo nel corso dell'ultimo anno. Quindi noi abbiamo visto con una certa preoccupazione anche alcune posizioni di compagni anche dell'internazionale, ma che partendo dal legittimo affermazione del diritto del popolo ucraino di difendersi, una forte accentuazione, soprattutto sull'invio delle armi, più che anche su altri strumenti, compreso che è esattamente quello che favorisce più di tutto quel che è l'operazione generale condotta su scala mondiale, che è il riarmo generalizzato, e su questo non ci deve essere dubbi, cioè il riarmo generalizzato adesso alimenta i profitti, ma anche la strumentazione indispensabile di ciascun imperialismo per poter reggere la partita. Ora, fino a quando? Quando scala? E non siamo neanche più nella
prima e la seconda guerra mondiale, c'è qualcosa in più di diverso che si chiama arma nucleare. È vero che hanno inventato le armi nucleari tattiche che può spingere, però sinceramente io credo che non, perché alla fine il 65-70% degli italiani è contro la guerra, perché ha ancora un po' di mente nell'intelletto e si rende conto che quella è una corsa verso la possibile catastrofe stessa. Allora, conclusione di tutto, diciamo così. Cosa abbiamo fatto noi e che posizione abbiamo preso? Io vi rimando in primo luogo alla nostra, a maggio abbiamo fatto una risoluzione politica che riassume un po' le nostre posizioni. In primo luogo ci siamo trovati molto con quei pezzi del movimento, come un ponte per la società della cura, quelli che hanno messo l'accento sulla necessità di fare due cose, di costruire, diciamo, di lottare per la de-escalation militare e di costruire la solidarietà col popolo ucraino, non solo col popolo ucraino, ma con tutti quelli che si oppongono alla guerra, quindi anche in Russia, diciamo, una solidarietà militante che passa attraverso il sostegno, la creazione dei percorsi, delle carovane, ma questo potrà dire sicuramente molto meglio di me a Alvio. Noi stessi, diciamo, abbiamo fatto forse troppo poco, diciamo, dal punto di vista di riuscire a chiarire anche i due aspetti, la solidarietà col popolo ucraino, e nello stesso tempo la necessità che nel nostro paese lottassimo contro la militarizzazione, contro l'invio delle armi, diciamo, contro questo processo involutivo profondo, tra l'altro totalmente coerente col governo Draghi, espressione del governo della grande borghesia italiana, la cosa che desideravano da molto tempo. Abbiamo fatto anche, per esempio, abbiamo dato e inviato degli aiuti materiali anche ai compagni del movimento socialista ucraino. I francesi hanno fatto anche una serie di mobilitazioni più forti, insomma, tutta una serie di elementi, ma nello stesso tempo dobbiamo intervenire sulla situazione italiana e quindi opposizione al governo italiano e la costruzione di un possibile rilancio del movimento per la pace, molto difficile da realizzare perché abbiamo visto, cioè non c'è corrispondenza tra un sentimento anti-guerra, anti-militarista che c'è e quelle mobilitazioni di massa concrete. Abbiamo fatto mobilitazioni contro la guerra e per la pace molto ristrette, un po' dappertutto. Qualcosa in più, ma diciamo, e diciamo oggi in realtà è proprio questo che dovrebbe essere fatto. C'è necessità di un rilancio dell'internazionalismo molto forte da costruire, in cui il campismo è un ostacolo. Noi abbiamo fatto articoli anche molto duri contro il campismo. Perché? Perché il campismo semplicemente cosa fa? Non parte dalla natura degli stati, identifica un paese e il suo popolo col suo governo, con la natura di quello stato lì. Per cui, per i campisti, diciamo, l'Unione Sovietica di Lenin e Trotsky, per dire, lo Stalinismo, l'Unione Sovietica di Stalinismo, che aveva ancora un'altra natura, ma già implicava politiche diverse. La Russia attuale imperialista sono tutti uguali, la Russia, perché da piccolo, io penso a alcuni compagni di Torino, no? da piccoli sono cresciuti col mito della Russia, una cosa, e quindi quando sono i russi che fanno certe cose vanno bene, no, cioè, ma questa cosa qui non l'abbiamo visto solo adesso, sì. Non l'abbiamo visto solo adesso, l'abbiamo visto nella vicenda siriana e in altre vicende in cui l'idea che in fondo alcuni regimi, che erano regimi borghesi, dittatoriali, oppressivi, eccetera, però in qualche misura in contrasto con l'imperialismo americano, avevano pieno diritto. E non ci importava dei diritti
io per capitarmi in molte occasioni dico, ma perché i diritti democratici che abbiamo conquistato con fatica qui in Italia non devono essere anche degli afghani o dei siriani o di altri? Non ci siamo su questo tema. Sono confusi i due livelli, il livello che è quello dello Stato, appunto, con cui ci identifica, noi invece siamo sempre dalla parte dei popoli, dei diritti dei popoli per una vera democrazia, questa è la cosa. E oggi però siamo effettivamente molto in difficoltà, perché questa vicenda, oltre a essere terrificante, portare verso la guerra, diciamo, pensate qual è la distruzione in Ucraina, cioè una cosa spaventosa. E rimando all'ultima cosa che volevo dire, tutta questa vicenda, quando parliamo di cambiamento epocale, quando parliamo di procedure della storia, noi non parliamo solo della guerra su cui mi sono soffermato tanto, o sullo scontro tra gli imperialismi, ci sono altre due crisi. Le altre due crisi sono semplicemente quella ambientale, che ci abbiamo addosso, perché per esempio la siccità in Italia, io poi diciamo ho un problema col mio orto, quindi mi incazzo anche da questo punto di vista col mio frutteto, come dico, no, ma è mai visto una cosa così. Ed è oggi, non è domani. E tutti gli ultimi dati sono ancora più allarmanti. Noi non solo non stiamo, sono peggiorati rispetto a 2 anni fa, 3 anni fa, perché corriamo verso la catastrofe molto più rapidamente. La guerra, cosa produrrà la guerra in Ucraina? Sarà terribile su quel terreno lì, ma con tutte le ricadute nel mondo, con le carestie, con tutto quanto, e anche solo le promesse di misure favore contro il riscaldamento climatico dimenticato di un giorno all'altro. I verdi che diventano, ok, avanti col carbone, i verdi tedeschi, avanti con gli italiani, figuriamoci, ancora più. E questo è molto, c'è un rapporto tra essere contro la guerra, batterci per cercare, cioè è interesse di tutti che ci sia, è molto difficile, ma che ci sia la de-escalation e una soluzione di pace. Perché non aiuta nessuno. Io non credo che ci sarà la rivoluzione socialista domani in Ucraina, diciamo, come forse qualche compagno pensa. Sono per sostenere fortemente l'auto-organizzazione dei lavoratori e questa cosa qui, ma dubito. C'è interesse di tutti che si vada verso, e noi dobbiamo prendere tempo da questo punto di vista, credo, e poter esattamente ritornare a fondo sul terreno delle misure concrete da intraprendere per quanto riguarda il riscaldamento climatico. E dall'altra parte, diciamo, io mi sono tolto la mascherina, però ragazzi, non è andata come si pensava sulla questione del pandemia. È un virus che si è comportato diversamente da come pensavano molti altri. È un virus molto più resistente, che si combatte, si sviluppa, e diciamo, siamo in alto mare da questo punto di vista. Stiamo facendo, fa voltando la testa dall'altra parte, facendo finta che non esiste. Ma prima di tutto è solo l'inizio di pandemie, per lo stravolgimento del rapporto tra natura e uomo. Sono solo all'inizio, ce ne saranno altri. Ma anche questo è tutto meno che in controllo. Pensate cosa può essere in Ucraina. Nessuno ci ha detto nulla. Non credo che facciano più particolari analisi o test, suppongo. Si tratta di vivere subito in una guerra. E qui, diciamo, dentro livelli pandemici, certo che non danno lo stesso numero di morti di prima, ma che si viaggia di nuovo sui 60.000 ogni giorno, con tassi di nuovo sopra il 20%, cioè molto più pesanti che non in altre fasi di ascesa di lo stesso, con i brevetti che rimangono come prima, diciamo. Nessuna conclusione, nessuna delle classi dominanti, nessun esponente, peraltro tutti mediocri, corrispondente a questa fase di declino del capitalismo, ha di fronte a queste tragedie, diciamo, intrapreso percorsi diversi. La reazione, cambieranno, cioè io non ci credevo molto a questa cosa qui,
ma i comportamenti sono quelli tipici delle classi dominanti che vanno, diciamo, portano alle catastrofe pur di non perdere non solo i loro privilegi, ma in questo caso i processi di stiamo parlando dei processi di accumulazione del capitale, perché le scelte che vengono fatte, tutte queste scelte, vanno in questa direzione, altro che la cooperazione internazionale e tutto quanto, con un gioco alla guerra pericolosissimo. Costruire, diciamo, oddio, devo dire che leggendo un po' di cose ho detto, vabbè, c'è poco da fare, io ho oltretutto 75 anni, quindi non mi resta più tanto, diciamo, ma il figlio, cioè chi è in voce, è terribile, anche mia moglie mi dice proprio che mondo lasciamo ai nostri figli, no? Allora, al di là delle cose, però l'impegno politico nella costruzione dell'internazionalismo, l'impegno politico nella costruzione della solidarietà, la resistenza alla militarizzazione, diciamo, tutte queste cose che appaiono oggi non più così difficili, però non così impossibili, perché nonostante tutti in questi anni ci sono stati anche dei movimenti di massa sconfitti o ritornati indietro, diciamo, continuano le resistenze sociali. Per questo l'impegno nostro insieme ai movimenti, l'impegno voglio dire di sinistra anticapitalista, della Quarta Internazionale, insieme ai movimenti, insieme alle altre organizzazioni politiche che anche, alcune delle quali anche abbiamo inviato qui, resta la nostra bussola. Io non, ormai una volta dicevo ai compagni ce la faremo, compagna lavoro della lotta, diceva qualcuno. Io dico che è, diciamo, vale la pena, è necessario, anche se le difficoltà sono aumentate, però non c'è qualcun altro che fa questo lavoro per noi, dobbiamo farlo noi e dobbiamo essere più consapevoli, più uniti anche, direi, per farlo insieme ai diversi livelli, quelli sociali, quelli politici e aggiungo anche quelli sindacali, perché ma ne parleremo domani mattina del disastro sindacale che c'è in Italia, e anche se nell'ultimo tempo c'è stata la stella della CKL che ha indicato anche una strada della ripresa. Noi, per quanto riguarda la discussione di oggi, il senso della solidarietà tra i popoli, delle classi lavoratrici è ovunque una fiera opposizione contro i nostri nemici, contro i potenti, le classi dominanti e i loro governanti. Questa è la nostra bussola fondamentale. Grazie.